Pasquale Daniello, allenatore della Nazionale Under 16, quest'oggi qui al Palazzetto a vedere le squadre. Innanzitutto, fino ad ora, per quello che si è visto, com'è il livello di gioco? Ma il livello è buono, è commisurato alla fascia d'età e diciamo che probabilmente è in crescita la parte fisica di questa fascia d'età in tutta Italia, e questa è una buona novità soprattutto nella prospettiva della squadra nazionale. Ecco, appunto, in tale prospettiva che cosa vi aspettate di vedere in un trofeo così importante come il trofeo delle regioni, dove c'è il meglio di tutte le regioni d'Italia? Ma noi arriviamo al trofeo delle regioni già avendo fatto tutto il percorso dei processi selettivi nelle regioni, e chiaramente siamo qui, come dire, preparati. Abbiamo già visto le ragazze in più occasioni, sia nei collegiali organizzati dalla nazionale, sia nelle finali nazionali che nei processi selettivi regionali, quindi ognuna di queste ragazze ha avuto già possibilità di essere osservata 2 o 3 volte. Adesso chiaramente le veniamo a vedere anche in un contesto particolare, comunque competitivo, che ci dà la misura della capacità di queste ragazze di competere. Facciamo un ragionamento in prospettiva, dalla 16 alla juniores, alla prima squadra. Questo percorso di crescita come sta andando negli ultimi anni? Ma direi bene. Noi abbiamo iniziato con la prima nazionale under 16 della storia d'Italia, era quella che aveva dentro, per esempio, tra le altre, Pietrini, Morello, e comunque sono ragazze che quest'anno hanno giocato al Club Italia in A1, prossimo anno continueranno a giocare in A1 e sono, almeno Elena Pietrini, è già nel contesto della seniores, quindi direi bene. Quelle del 2002, la generazione successiva, qualcuna sta arrivando piano piano, e probabilmente queste del 2004, che adesso faranno la loro manifestazione ai campionati d'Europa, poi dopo vedremo quello che saranno in grado di produrre.